Buongiorno a tutti, in questo video vi presento questa tipologia di bracciale che è realizzato con perle Swarovski, triangoli, cerchietti o beads e rocaille e come chiusura ho messo una chiusura magnetica. Li ho realizzati in questi tre colori, oggi li realizzeremo in una colorazione nuova, quindi vi mostro i componenti che utilizzerò. Allora, utilizzerò una bustina di cerchietti o beads del colore Red Aurora Boreale. Il codice è O249090. Poi una bustina di rocaille della Tao da rocaille 80. Il codice è CR8PF558. Una bustina di triangoli. Il codice è TR90080, una chiusura a tubo, una chiusura magnetica, il codice è MIN93G, questa qui. Utilizzerò poi il filo di nylon 0,2 mm, il codice è MIN43A. E utilizzerò poi le perle Swarovski da 6 mm del colore Red Coral. E me ne serviranno 22, quindi utilizzerò 22 perle di questo colore qui. Iniziamo quindi il lavoro. Iniziamo quindi andando a mettere sul lago una sequenza alternata di un triangolo, un cerchietto beads, una rocaille, un altro cerchietto e ricomincio per 5 volte. Bisogna fare molta attenzione ai triangoli perché bisogna rispettare la base, quindi entrare sempre nello stesso foro perché in questo modo vanno a posizionarsi tutti uguali, quindi se inizio entrando nel foro di destra andrò sempre a prendere il triangolo entrando nel foro di destra, quindi vado a prendere un triangolo, un cerchietto, una rocaille, un cerchietto e ricomincio un triangolo e quindi entro sempre nel foro a destra, un cerchietto, una rocaille, un cerchietto e ricomincio un triangolo, un cerchietto, una rocaille, un cerchietto, di nuovo un triangolo, un cerchietto, una rocaille, un cerchietto e sono a 4, quinto e vado a chiudere, quindi porto in fondo e ripasso in tutte le perline, quindi dalla prima all'ultima, entro in tutte vado a chiudere ad anello e vado a fare un doppio nodo, stringo bene e 2, quindi sistemiamo bene i triangoli in modo che si posizionino tutti con la base, quindi con tutti con il foro libero qui esterno dove andremo poi ad attaccare gli altri cerchietti. Quindi vado a mettere sul lago una perla, quindi vado a prendere una perla che andremo a sistemare centrale qui in questo cerchietto. Per calcolare
la misura giusta, quindi per posizionarlo centrale, andiamo a contare 4 cerchietti. Quindi io sono posizionata con il filo tra questo triangolo e questo cerchietto. Salto questo e quindi conto 1, 2, 3 e 4 cerchietti. Al quinto, che è questo proprio opposto, entro dalla parte inversa, quindi non seguo il circolo, ma entro in questo modo. Quindi la perla va a posizionarsi centrale e quindi va a coprire il cerchietto, il foro questo centrale. Vado quindi a creare un nuovo cerchietto rispettando sempre la stessa sequenza iniziale, quindi alternando per 5 volte i triangoli con i cerchietti Obeaz, Leroy Kyle e l'altro cerchietto Obeaz. Però questa volta partiamo già da un triangolo, quindi andrò a mettere solo 4 triangoli. Inizio con un Obeaz, un Leroy Kyle e un Obeaz e vado a prendere il secondo triangolo. Quindi continuo con un cerchietto, una rocaille e un cerchietto e vado a mettere il terzo triangolo. Quindi cerchietto, rocaille e cerchietto ed è il quarto. E quindi cerchietto, rocaille, cerchietto e vado a mettere il quinto. Quindi ho già contato questo di partenza, quindi questo è 1, 2, 3, 4 e sono 5. E vado a chiudere la sequenza con un cerchietto, una rocaille, un altro cerchietto e quindi chiudo il giro ed entro nel triangolo da dove sono partita. Vado adesso a ripassare in tutte le perline che ho inserito, quindi ripasso per renderlo più rigido. Ripasso e vado poi a posizionare la perla così come ho fatto nel primo. Quindi una volta che chiudo e ho ripassato, quindi mi trovo tra il triangolo e il cerchietto, quindi sono qui, salto questo e conto i quattro cerchietti, quindi sono 1, 2, 3 e 4, quindi questo è quello in cui dobbiamo andare a mettere l'ago, quindi prendo la perla e vado ad entrare nel senso opposto da come esce il filo in questa qui. Quindi se qui il filo esce verso destra, vado a inserire l'ago verso sinistra, in modo che esce a sinistra in questo modo e quindi la perla va a posizionarsi centralmente. Devo andare quindi a creare un nuovo cerchietto qui a fianco a questo che ho appena creato, prendendo però anche il triangolo di questo primo di questo iniziale, quindi avrò già due triangoli dei 5 che devo andare a inserire. Inizio quindi con un cerchietto, una rocaille, un cerchietto e questa volta, siccome il giro che vado a fare è un giro al contrario, vado a mettere l'ago nel foro di sinistra dei triangoli, perché altrimenti va il foro invece di posizionarsi esterno, si posizionerà sopra nella punta, invece deve posizionarsi alla base. E quindi prendo il triangolo però entrando nel foro di sinistra. Vado quindi con un cerchietto, una rocaille, un altro cerchietto e un altro triangolo, sempre
entrando nel foro di sinistra, un altro cerchietto, un'altra rocaille, un altro cerchietto e vado a prendere il terzo triangolo e continuo con un cerchietto, una rocaille, un cerchietto. Il quarto triangolo è questo qui che ho già a disposizione, questo di base. Quindi entro nel foro appunto di sinistra e vado a chiudere con un cerchietto, una rocaille ed un cerchietto e il quinto triangolo ce l'ho, che è quello da cui siamo partiti. E quindi vado a chiudere il cerchio. E i fori liberi dei triangoli si sono posizionati tutti esternamente. Quindi vado a ripassare in tutte le perline. E vado poi a mettere la perla al centro. Quindi ripasso, rafforzo. E vado quindi a posizionarmi nel cerchietto. Quindi sono qui, tra il cerchietto e il triangolo. Vado a prendere una perla, quindi conto i quattro cerchietti dopo, quindi sono 1, 2, 3 e 4. Il quinto, che è quello perfettamente opposto, vado ad inserire l'ago, però se qui il filo esce verso destra, entrerò qui verso sinistra. In questo modo. E quindi vado a posizionare la perla perfettamente centrale qui nello spazio. E quindi abbiamo fatto i primi tre cerchi. Adesso dobbiamo andare a fare un nuovo cerchio qui utilizzando questi due triangoli come base. E quindi entro nelle perline ed arrivo in uno di questi due triangoli. Entro quindi nel foro esterno e devo andare a creare un nuovo cerchietto, quindi sempre nello stesso modo. Questa volta ho due triangoli di base, quindi vado ad inserire un cerchietto, una rocaille, un altro cerchietto ed entro in questo foro qui del triangolo dell'altro cerchietto e tiro bene il filo, quindi ho creato già una prima parte e vado adesso a continuare con un cerchietto, una rocaille, un cerchietto e vado a prendere il triangolo entrando nel foro di sinistra, perché se vedete, se guardate i triangoli, quindi nel verso del giro vi accorgerete che state passando nel foro di sinistra, quindi basta osservare l'andamento del lavoro, quindi verso il verso nel quale andate, quindi se guardate i triangoli vedete che state passando nel foro di sinistra e quindi andrò a prendere i triangoli nel foro di sinistra, quindi continuo la sequenza. Un cerchietto, una rocaille e un altro cerchietto e di nuovo un triangolo a sinistra. Quindi
quindi sono 1, 2, 3 e 4 triangoli. Vado con un cerchietto, una rougail, un altro cerchietto, vado a prendere il quinto triangolo e chiudo sempre con una sequenza di un cerchietto, una rougail, un altro cerchietto. Quindi inizio e chiudo sempre con questa sequenza, così non potete sbagliare. Vado quindi a chiudere il giro entrando in questo triangolo da dove sono partita. Chiudo e quindi tutti i fori dei triangoli saranno esterni. Eccoli qua. Vado a ripassare e a rinforzare. E poi andrò a mettere la perla centrale. Tiro sempre bene il filo in modo che così poi il bracciale rimanga un po' rigido e non troppo mollo. Quindi sono posizionata tra il triangolo e il cerchietto, sono qui, vado a mettere sul lago una perla, conto i quattro cerchietti da saltare, quindi sono 1, 2, 3 e 4, questo è il quinto, e vado ad entrare proprio in questo quinto, però entrando in questo verso, quindi inversamente. Quindi vado a posizionare la perla perfettamente centrale e devo andare adesso a continuare il bracciale e ad andare a fare un nuovo cerchietto qui, utilizzando questo triangolo che fa da punta. Quindi entro nella rocaille, nel cerchietto e nel triangolo e entro nel foro esterno del triangolo. Quindi mi posiziono per iniziare un nuovo cerchietto. Vado a mettere sul lago un cerchietto, una rocaille e un altro cerchietto e un triangolo, questa volta entrando quindi nel foro di destra perché guardando come il verso del mio lavoro vedo che sto entrando nel foro di destra del triangolo, quindi entrerò nel foro di destra. Quindi continuo un cerchietto, una rocaille, un cerchietto e altro triangolo, quindi sono tre triangoli. Continuo un cerchietto, una rocaille, un cerchietto e vado con il quarto triangolo. Un cerchietto, una rocaille, un cerchietto e sono a 5 e chiudo quindi con la sequenza del cerchietto, rocaille e cerchietto e rientro quindi nel triangolo da dove sono partita. Vado a chiudere il giro. Mi posiziono i triangoli e vado a ripassare in tutte le perline, tirando sempre bene il filo. E vado quindi a mettere la perla. Quindi sono tra il triangolo e il cerchietto, quindi sono posizionata qui, prendo la perla e conto i quattro cerchietti da saltare, quindi sono 1, 2, 3 e 4. Il quinto, che è quello perfettamente opposto, è questo qui.
e quindi vado ad entrare in questo senso, nel senso inverso rispetto a come esce il filo. E quindi la perla va a posizionarsi in modo centrale. A questo punto dobbiamo riniziare la stessa sequenza, quindi è come se questo fiorellino fosse questo qui. E quindi rinizio con i due cerchietti, quindi vado a fare questo lavoro e poi quest'altro e poi quest'altro. Quindi andrò a ripetere questa sequenza per altre due volte e poi all'ultima metterò solo uno e poi vado a mettere la chiusura, quindi chiudo con un cerchietto solo. Prima però di iniziare il nuovo cerchietto dobbiamo andare a rifinire un attimo, quindi a mettere due perle, ovvero una la mettiamo qui in questo spazio e una la mettiamo qui. Quindi sono con il filo da questa parte, continuo il giro in modo che arrivo al triangolo, questo qui, quindi arrivo in questo triangolo, entro nel foro esterno e vado semplicemente a mettere la perla, quindi prendo una perla ed entro nel foro esterno di quest'altro triangolo qui. Quindi vado a chiudere questo spazio tra questi due triangoli. In questo modo. E vado a fare la stessa cosa in quest'altro spazio qui. Quindi sono in questo foro esterno, passo nel foro interno del triangolo, quindi entro nelle perline. E arrivo all'altro triangolo da unire, ovvero in questo qua. E quindi entro nel foro esterno, in questo libero, prendo una perla ed entro nel foro esterno di questo triangolo qui. E quindi vado a chiudere questo spazio tra questi due triangoli molto semplicemente. In questo modo il bracciale viene più rifinito. Quindi adesso entro nelle perline e vado a posizionarmi in uno di questi due triangoli che corrispondono a questi due qui iniziali e quindi andrò a fare la stessa sequenza e lo stesso meccanismo che ho fatto per realizzare questi passaggi qui. Quindi lo ripeto per due volte e poi all'ultimo vado a chiudere, il bracciale solo con un cerchietto, quindi non faccio questi due, ma ne vado a chiudere il bracciale solo con uno. Arrivati alla fine del bracciale, quindi ci andiamo a posizionare nel triangolo, questo che va a fare la punta dell'ultimo fiorellino, dell'ultimo cerchietto, e andiamo a mettere la chiusura. Quindi mettiamo sul lago un cerchietto beads, una rocaille e vado a mettere ad entrare nel foro della chiusura e quindi poi vado a mettere sul lago una rocaille e un cerchietto e rientro, quindi vado a chiudere il giro rientrando nel triangolo. Vado a ripassare 3-4 volte in queste perline in modo che fisso meglio la chiusura, vado a fare la stessa cosa dell'altra estremità, quindi con l'altra metà della chiusura, e il bracciale sarà terminato. Quindi ripasso e tiro forte il filo in modo che la chiusura venga ben fissa.
vado poi a tagliare, a bloccare e a tagliare il filo. Quindi passo dentro le perline e vado a bloccare il filo. Quindi vado a fare la stessa cosa poi dall'altra parte, bloccherò il filo. Il bracciale poi sarà terminato. Il bracciale quindi è terminato. Vi ricordo che tutti i componenti che ho utilizzato potete trovarli sul nostro sito www.mideluscistones.com. Grazie e al prossimo video.